Si è aperta con una speciale edizione di telegiornale l'Assemblea Generale di Confcommercio. All'Auditorium Conciliazione di Roma è stato trasmesso il primo TG News della Confederazione, dedicato alle imprese delle zone del centro Italia colpite dal terremoto, ai centri storici delle città, al turismo e alle iniziative sulla legalità. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, ha aperto i lavori dell'Assemblea il Presidente Carlo Sangalli, che nella sua relazione introduttiva ha voluto ricordare le vittime degli attentati terroristici. E poi Europa, riforme, occupazione, corpi intermedi, credito e mezzogiorno, ma soprattutto il fisco e il ruolo della politica sono stati al centro del suo intervento. Senza i gravi difetti strutturali che frenano il nostro sistema produttivo, oggi potremmo sperare in un traguardo al 2% del PIL per l'anno in corso. Ma i difetti strutturali purtroppo ci sono: eccesso di burocrazia, deficit di legalità, fragilità del sistema infrastrutturale e dell'accessibilità, ingiusto fardello tributario e insostenibile costo del lavoro che gravano su famiglie e imprese. Restano sul tappeto, a volte anche sotto il tappeto, le principali questioni che frenano da oltre 20 anni la crescita economica e lo sviluppo sociale del Paese. Presenti in sala numerosi rappresentanti della politica e delle istituzioni, dei sindacati e delle imprese. La mattinata si è conclusa con l'intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che ha rassicurato la platea sull'aumento dell'IVA, che non avverrà, e ha affrontato temi di grande attualità come la direttiva Bolkestein, la questione taxi, Uber, NCC e le concessioni balneari. Industria 4.0 è stata fatta così. Sono incentivi fiscali automatici, nessuno deve venire a chiedere un'autorizzazione a qualcuno. Li si usa se si fanno degli investimenti, e questo è l'altro criterio. Si premia chi gli investimenti li fa, si premiano gli imprenditori che hanno voglia di far crescere il Paese, non quelli che fanno un progetto perché c'è stato un incentivo che ha definito che quel progetto può prendere soldi pubblici. No, si finanzia quello che realmente esiste.